Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nella cripta di Santa Maria delle Grazie, che è dal luogo dove custodisce le spoglie mortali, le reliquie del corpo di Padre Pio. Ci porta su verso tutti i luoghi dove ha vissuto Padre Pio. E in queste immagini è un po' raccontata la storia di Francesco, della sua famiglia, dei suoi genitori. Don Salvatore, Pannullo, che è stato sempre accanto a Padre Pio, luoghi che Padre Pio non solo ha frequentato nella sua infanzia, ma anche in gioventù, perché una strana malattia purtroppo lo costringeva a tornare a Pietrelcina, nel suo luogo natio, perché lì, ecco, stava meglio, non stava bene, stava meglio rispetto a come stava in convento. E lui scrive da Pietrelcina una lettera a Raffaelina Cerase. Abbiamo l'epistolario numero 2 che raccoglie tutte le lettere che Padre Pio ha scritto a Raffaelina Cerase, questa sua figlia spirituale che si offrì vittima per il ritorno in convento di Padre Pio. Padre Pio il 10 dicembre del 1914 le scrive e ha dei timori anche in ordine ad un silenzio prolungato di Raffaelina, perché si scrivevano spesso. Ecco, lui scrive: «Siccome conosco la vostra superlativa diligenza e la vostra peregrina cortesia, così non posso non essere superlativamente preoccupato di questo vostro lungo silenzio. Voglio augurarmi che l'infinita misericordia divina mi concederà la grazia di poter sapere che unicamente le vostre molteplici occupazioni vi hanno tolto l'agio di farmi giungere vostre notizie e quindi mettere in dimenticanza chi per voi, senza interruzione, innalza con lacrime, preghiere a Dio e rende così continui ringraziamenti al Padre Celeste per i tanti benefici concessi. Attendo quindi con instancabile impazienza i vostri caratteri per avere notizie esatte su di voi, sulla vostra famiglia, specie circa Giovina». Ecco, erano due sorelle, Raffaelina e Giovina, che non stavano tanto bene. «Venni poi, scrive, assicurato che voi andavate meglio in salute e non vi nascondo che molto ne gioii il mio cuore e ne resi grazie al Signore. Non vedendovi poi giungere nessuna vostra, allora una tristissima preoccupazione mi assale, entra il sospetto di essere stato forse ancora questa volta tratto in inganno». Ecco, ascoltiamo. «Di più, alcuni giorni fa il Signore mi concesse di fare una visita a Giovina». Quindi qui racconta proprio una esperienza di bilocazione. «E molte grazie di il buon Gesù versò su di lei in tale circostanza. A me sembrò allora che in salute stesse meglio assai di quello che non fu per lo addietro, ma sbagliai forse? Non lo credo. Ad ogni modo, toglietemi da una tale preoccupazione». Ecco, c'è una preoccupazione per Padre Pio. «Vi prego poi vivamente di nulla far trapelare a Giovina di questa visita che le ho fatto. Diversamente mi arrechereste un forte dispiacere ed una grande confusione al pari tempo. È buona cosa nascondere il segreto del re. Io temo fortemente che codesto vostro lungo silenzio», e qui la preoccupazione di Padre Pio, «non sia un tranello del nemico, dalla cui insidia dovete guardarvi sempre, non dando mai retta alle sue maligne insinuazioni». Questa era la preoccupazione del silenzio di Raffaelina da parte di Padre Pio. «Non mi spacciate di spirito debole e di troppo rigorismo, se in tutto io veggo pericoli. Troppo costa un'anima a Dio e per salvare un'anima non si fa mai troppo. E voi che siete entrata a far parte dei miei segreti, come avendo disposto Gesù, non chiamate insipienza la mia sollecitudine per la vostra salvezza».